recuperare la frazione lipidica dei fanghi prodotti. Con questo obiettivo, a partire da aprile 2021, nell'impianto di depurazione di Lecce di Acquedotto Pugliese, sono state sperimentate per la prima volta in Italia tecnologie innovative utili a recuperare biometano e biodiesel. Acquedotto Pugliese è stato il primo gestore nel paese a sperimentare tale tecnologia innovativa che riduce la quantità di fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, recuperando il loro potenziale chimico-energetico attraverso l'estrazione e la produzione di biocarburanti, con lo scopo di creare così un sistema virtuoso. Dai dati emersi dalla sperimentazione presentati all'interno dello spazio Miura di Bari, è stato possibile notare come sia importante la riduzione dei volumi finali dei fanghi per contenere i costi di smaltimento degli stessi attraverso un essiccamento a bassa temperatura, puntando contemporaneamente ad una produzione netta di un prodotto ad elevato valore aggiunto. Si riduce così al minimo l'eventuale apporto di energia dall'esterno. La sperimentazione ha avuto una durata di 2 anni, con inizio nell'aprile 2021 e termine nel marzo del 2023, ed è stata suddivisa in una serie di sottoattività con altrettanti obiettivi di ricerca specifici e differenti, che hanno poi portato alle conclusioni dell'ingegner Giotta e di Acquedotto Pugliese. Francesca Portincasa, direttrice generale di Acquedotto Pugliese, spiega come si stiano studiando e attuando diverse tecnologie sostenibili per la trasformazione degli impianti di depurazione in fabbriche verdi, che possano anche fornire acqua per usi industriali e civili attraverso raffinamento delle acque di depurazione. In quest'ottica, continua Portincasa, è stato avviato il progetto BF Bios sull'impianto di Lecce, al fine di sviluppare dunque un modello vincente per il trattamento e la valorizzazione dei fanghi da depurazione di reflui civili, in modo che da scarto possano sempre più divenire una risorsa da valorizzare, nella consapevolezza che una politica adeguata di gestione rappresenti un beneficio per l'ambiente e le comunità servite.